Non viene? C'ho da registrare. Questo è quello. Allora, buonasera, io sono qui in veste di curatore di questo libro, perché è un libro scritto da 11 persone, io sono una di queste 11, le altre, alcuni sono qui presenti, altri sono lontani, uno di questi si trova in Bulgaria addirittura. E nulla, l'idea è venuta a me, un giorno ho detto ma perché non si prova a fare questo esperimento letterario, questo gioco insomma. Io scrivo un incipit, primo capitolo di un libro, poi lo do a un altro autore, quest'altro autore prosegue, scrive un altro capitolo e lo passa a un altro autore ancora che va avanti con la storia e così fino alla fine. Si chiama round robin questa tecnica. È difficile che venga fuori qualcosa di, diciamo, decente, però qualche volta succede, come in questo caso. Sembra, mi sono stupito io per primo, perché questo libro, anche se è scritto da 11 persone, sembra scritto da una persona sola, perché gli stili si sono amalgamati, è venuto fuori una storia con un inizio, uno svolgimento e una fine. E quindi, diciamo, l'esperimento secondo me è riuscito. Poi mi è venuto in mente, ma si potrebbe anche fare qualcosa di benefico con questo libro, e quindi ho deciso che il ricavato di noi autori andrà in beneficenza all'associazione Progetto Arcobaleno. Quindi sappiate, se acquistate questo libro fate anche un'opera buona. Grazie, grazie. Grazie, grazie Massimo, io penso sia un libro diverso e anche interessante da un punto di vista della concatenazione narrativa. Se poi, come ha detto lui, ha avuto quest'idea, se è un'idea buona o è un'idea vedremo successivamente. Grazie Massimo, grazie. Allora adesso si scalda.